la professoressa di Iacopi, Jacopi, no? La certo. poesia non ha genere, non ha genere, la poesia prescinde dal genere, però sicuramente quando si va a leggere la firma dell'autore, poi possono sorgere delle considerazioni. E quindi questo andrebbe anche a colmare un'altra lacuna che purtroppo caratterizza la poesia in generale. E non Per cui solo, ecco. l'attesa è sempre del poeta, si parla del poeta, ma invece la poesia è a largo raggio, è a 360 gradi. E poi nel tempo ci sono state ottime scrittrici, ottime poetesse, per cui voglio dire, insomma. Claudia ha fatto anche la scuola per il cinema, quindi ha una preparazione. Preparazione anche cinematografica. Bene, bene. Ma noi allarghiamo, allora, noi allarghiamo i nostri confini, perché noi partiamo dal centro romanesco di Rossa, che è un centro che vive da più di 50 anni, però poi, ecco, con Massimo, con Francesco, insomma, con tanti altri, abbiamo cercato di allargare quelle che sono anche le nostre conoscenze. Abbiamo una bella storia, però, cioè, dobbiamo andare avanti. E per andare avanti occorrono iniziative del genere, anche per far conoscere quelli che sono stati i nostri poeti. Noi infatti avevamo iniziato al Centro Romanesco di Rossa invitando i familiari, però bisogna andare oltre, perché poi lì è una serata. Se invitano i familiari, poi vabbè, tutto quello che c'è dietro uno se lo dimentica, perché invece no, è importante trarre Posso intervenire un iniziative attimino da per questo. dire la favata che abbiamo fatto? E mia sorella, che non era mai venuta dietro a me perché questa cosa Non non ne gli interviene aveva mai fare. preso, non aveva mai pensato che facessimo una bella giornata come Esatto. quella che abbiamo fatto. E poi è rimasta entusiasta, quindi mi ha detto, dice, guarda che se vuoi, io quando voi fate delle feste e delle cose, mi farebbe piacere venire per conoscere dei poeti, dei scrittori e delle persone che sicuramente ne sanno molto per quello che riguarda la poesia, la scrittura, eccetera, eccetera. E io Bene, niente, bene, che ogni volta questa a che noi fate ci fa piacere, ci queste feste, presente. fa piacere perché ampliare, ecco, questa diciamo che è stata Però è lei che mi sempre, ha chiesto, non glielo ho sì, ma chiesto questa è stata direttamente, se glielo sempre chiede ce lo anche dica, nell'ottica del Centro Romanesco di l'ottica del Centro Romanesco di Rossa era questa qui, di ampliare le conoscenze tramite amicizie, tramite persone collegate. Perché comunque non dobbiamo fare un cerchio ristretto, però è pure vero che andiamo ad attingere da persone vicine e quindi cioè allarghiamo il gruppo c'è con bisogno persone però vicine. della gioventù, che quella serenata è un E non torto ritorna più. per Ebbene. Non è esattamente vero perché può ritornare e noi adesso ci proviamo perché iniziamo la puntata con la nostra sigla, perché cara Claudia, noi abbiamo una sigla, Eccola, è il Trirussa intanto Blues. tocchiamo questa sigla, ma Trirussa faccio la parola Blues. un attimo a Marzo, che gli devo prospettare una cosa. Sono i versi di Trirussa. Benvenuti al gruppo poi di Skype, Trirussa Blues, musica di Massimo Morandi, arrangiamento Maurizio Carlini. Benvenuti a tutti, benvenuti innanzitutto a Claudia Mecuzzi, la gioventù nel centro romanesco Trirussa, poi Maddalena Capalbi, Roberto Ciavarro, Francesco Del Monte, Massimo Morandi, Filippa Rinaudo per una nuova entusiasmante puntata Trirussa Blues. Un uomo aprì il coltello e domandò all'olivo le dispiace,
avete fame, un ramoscello è simbolo della pace. No, no, disse l'olivo, non scherziamo, perché ho veduto in più di un'occasione che ramoscello è diventato ramo, è il simbolo, un bastone. Gruppo Guardi Skype, mercoledì 16 maggio 2000, no, mercoledì 18 maggio, ma non so capire più niente, ma il tempo passa e si porta via tutto. Gruppo Guardi Skype, Trilussa Blues, vai con questo. Ok, allora io inizierei la puntata con una piccola divagazione che proprio oggi ho trasmesso a Massimo Moraldi su Mastro Titta, che è un evento fondamentale della nostra storia, giusto Massimo? Sì. Possiamo dire parola su Mastro Titta perché l'abbiamo trovate nel web, ma anche queste cose che noi spesso troviamo nel web aiutano anche a riscoprire questo mondo, perché questo mondo è fatto, come ce lo insegna pure Francesco Del Monte, che infatti ogni tanto ritira fuori qualche cosa, perché pure quella è ottimale, di tanti piccoli momenti. E Mastro Titta, dici qualcosa. Allora, Mastro Titta è stato il boia di Roma, vissuto per ben 85 anni, anzi per fino a 90 anni. Lui ha fatto per oltre 60 anni il boia, con ben 516 esecuzioni che lui faceva puntualmente uscendo da casa sua. Lui abitava a Vicolo del Campanile, che sta praticamente in borgo. Quando veniva chiamato doveva passare a ponte, allora se Mastro Titta passava a ponte era segno cattivo, vuol dire che c'era qualcuno che bisognava tagliargli la testa. Mastro Titta è diventato il boia per antonomasia, per cui non soltanto a Roma, ma se in generale si parla di Mastro Titta, c'è proprio questa allusione al boia, che però diventa un fatto anche figurativo, perché lui taglia la testa, però in effetti taglia la testa anche agli argomenti, lui esprime anche una satira piuttosto forte, piuttosto violenta, e quindi è un personaggio che va a 360 gradi nella cultura romanesca. Qualcuno si ricorderà pure che nel Rugantino è stato fatto da Ardo Fabrizi. È bella una donna dentro casa, una rondine in difesa. Quindi è un personaggio a 360 gradi che spicca sulla cultura. Ma adesso vorrei fare io un siparietto. Domenica prossima, 22 maggio, ore 17, Parco Veratti, Gino Strada, Maddalena Capalbi presenta l'asilo geromanesco per l'eccezione a Roma, perché cara Claudia devi sapere che Maddalena Capalbi vive a Milano da qua dal 1973, ma non disdegna, assolutamente non dimentica le sue origini romane. Hai sentito, sentendola parlare, hai sentito che ha un accento milanese che spacca. Quasi niente. Maddalena presenterà la sua silloge domenica prossima alle ore 17 presso il Parco Veratti, quindi siete tutti quanti caldamente invitati a partecipare. Ma perché Maddalena solo? Ma guarda che l'abbiamo scritto in due. Sì, però io non volevo svalorizzare la tua silloge, quindi ho parlato solo di te. Maddalena Capalbi presenta la sua silloge e quindi siete caldamente, anzi Claudia, farebbe veramente piacere se potessi intervenire, perché Maddalena darà un saggio di come oggi si intende la romanità attraverso questa sinoge di cui Roberto Ciavarro ha scritto la prefazione. Grazie, grazie. Puoi dire due parole, Maddalena, su questa sinoge? A che ora è questa manifestazione? Alle ore 17, Parco Veratti, zona Viale Marconi, ottavo municipio. Avrei un film, devo fare le riprese di un film. Va bene, ma comunque ce ne sarà un'altra il 26 giugno, quindi scrivitela sul tuo diario, perché è sicuramente un evento che mette in evidenza come la poesia stia cambiando. Ore 17, Parco Veratti. Parco Veratti, Gino Strada. Maddalena, due parole su questo piccolo gioiello che hai realizzato. Due parole. Non è facile, due parole. Ho cercato di portare avanti una parola sola. Progetto mio, nel senso che mi sono voluta distaccare un po' dai sonetti, no? Studiati, eccetera, dei grandi, belli, Trilussa, ciao Giuseppe Bernasconi, sei qui. Io ho pensato di... Ciao Beppe. Buonasera, Beppe. Ho fatto un messaggio che mi ritiravo perché sono 20 minuti che ho tentato di entrare, ma non so che succede, insomma. Beppe, tappiamo con piacere, dai. Succede che
Il sistema è questo, insomma, purtroppo a volte fa delle pizze, quindi... Prosegui Maddalena, prosegui. Vai. Ma niente, vabbè, quindi ho pensato di scrivere una piccola... come si può dire? Silloge. Aiutami. Silloge. Una piccola silloge con Massimo Muraldi. Quindi è un... Vabbè, questo è stato un incidente di percorso. Comunque è stato un incidente di percorso, però comunque funziona. Che cosa? Sì, eccomi, il coautorato è stato un incidente di percorso, ma comunque la silloge funziona, va bene. Certo che va bene. È stata già presentata due volte a Milano. Sì, sarà presentata domenica. Vabbè, e poi queste sai, sono cose che poi possono interessare fino a un certo punto alla nostra ospite. Piuttosto però il pedigree... vediamo se c'è qualcuno che invece vuole raccontare la propria storia. La storia di ognuno di noi è appunto in questa romanità. Io, va bene, preferirei dare la parola anche agli altri, anche per esempio a Bernasconi, che comunque la storia ne ha da raccontare, perché lui scrive... in romanesco, ma comunque anche in altri dialetti, è in un'associazione dialettale italiana, di associazioni di vari dialetti Amposti, e all'interno di questa associazione. Quindi ecco, ci può dire anche qualcosa. Ognuno di noi è approdato, diciamo, in questa romanità. Massimo, per esempio, ecco, Massimo l'ho conosciuto in occasioni locali, zonali, e poi portato, diciamo, al centro romanesco di Russo, che è stato un periodo in cui, nel quale, insomma, è che abbiamo più girato vari gruppi ancora oggi, però poi, diciamo, ecco, è stato questo periodo di un paio d'anni che forse siamo più, ecco, ricorsi a queste attività online, insomma, ecco. Però Massimo è entrato nel centro romanesco di Russo da pochi anni. E Peppe Bernasconi è parecchio tempo che nel Circolo Romanesco di Russa. E a proposito di storia, Roberto, la nostra Gabriella Ferri, ognuno ha tante storie, tante facce nella memoria. E poi magari farà una sintesi di quello che parlando di storia, di quello che è al centro della romanità, di un mio articolo che ho pubblicato proprio in questo periodo, toccando diversi punti di quello che è stato a Roma, che cosa rappresenta a Roma poi la romanità. E vogliamo passare... Io direi, scusa Roberto, sì, di lasciare per pochi minuti la parola a Claudia per dare un piccolo cenno su quel discorso che abbiamo fatto proprio all'inizio di trasmissione, diciamo fuori collegamento, a proposito di sua nonna. Allora, la signora qui presente si chiama Claudia Mecuzzi, è la nipote di Mirella Migliacca, e quindi sta delineando un progetto. Se vuoi spendere qualche parola per noi, anche per le persone che prima non c'erano. Grazie Claudia. Il progetto si sta delineando da un po' di tempo con la rete di associazioni... Non si sente? È più forte però, Claudia. È più vicino forse, così? Così? Ecco. Così si sente meglio, grazie. Più vicino. Allora, il progetto si sta delineando da un po' di tempo, perché la rete dell'associazionismo locale, insieme ai comitati di quartiere, insomma, lì ho trovato pane per i miei denti, ho trovato persone che non sanno e non riescono ad arrivare alla cultura, non riescono ad arrivare a certe vette della cultura che io fortunatamente, grazie a nonna, avevo nel salone di casa, insomma. Quindi quello che diceva Massimo era giustissimo, e quello che diceva anche Roberto, non bisogna invitare solo i familiari, perché purtroppo ci sono molte persone che nella propria famiglia hanno situazioni molto tristi e non vedrebbero l'ora di agganciarsi all'arte. Quindi il progetto che si sta delineando è una serie di prodotti, nello specifico prodotti audiovisivi e degli eventi, performance, in cui si declamerà la poesia e in cui si faranno delle performance più dedicate ai giovani, sì, più appetibili, no?
più attuali anche, certo. Io penserei a collaborazioni con certi social network, mi viene in mente TikTok, mi viene in mente Facebook, Twitch, che per ora sì, vai. Che per ora questi siti, Facebook, TikTok, hanno un grandissimo bacino di utenza, ma il contenuto è veramente bassissimo, il livello è veramente basso, quindi hanno milioni di bambini e ragazzi all'interno e gli fanno un indottrinamento pazzesco, perché vendono solo prodotti, quindi è tutta pubblicità, è tutto consumismo, e la depressione, l'abuso di alcol, l'abuso di sostanze stupefacenti poi è una conseguenza del proibizionismo che stiamo subendo con l'arte. Proprio una forma di proibizionismo. Ad esempio, c'è stato il Davide di Donatello, no? Vi riporto l'esempio del cinema, che c'erano certi giurati come Claudio Amendola, che Claudio Amendola ha fatto un film recentemente che sono i Cassamortari, cioè la fine del cinema italiano. E vi invito a guardare i Cassamortari di Claudio Amendola e poi a non indignarvi, è quasi impossibile, perché chi si intende un po' di cinema capirà che è tutta pubblicità, è un film pubblicità, su tra l'altro le pompe funebri. Questo è grave, questo è grave, ecco, poi Taffo. Bisogna pensare, scusate se intervengo, perché io l'ho visto quel film, e quindi è tutto quello che dice, perché la forma pubblicitaria detta a quel film è stata tremenda. Però il concetto, la linearità di tutto quanto il film, compreso il finale, hanno una logica tremenda, cioè la logica reale, quindi è forse è spinto per i ragazzi, perché noi vedere un film di quello ci sembra superato da millenni, però messo in un certo modo come hanno fatto loro. Io me lo so visto tranquillamente, un'ora e mezza, e non mi è dispiaciuto. Poi avendo la necessità. Certo, comunque, non la voglio interrompere, poi ne parliamo dopo. Continua. No, è solo che per ora a me sta bene che ci siano prodotti discreti, quello si può comunque considerare un prodotto discreto. Sono i tempi però, perché questa finisce male, sta storia, finché non si riaprono i cinema e non si ricomincia a mettere 500 persone in sala a 7-8 euro l'uno, se vive male. Fare un film, far film veri come li facevano una volta, costa. Però, scusami. Rientrare di quelle spese è durissimo. Prego, Claudia. Il neorealismo nacque proprio perché Roberto Rossellini e tutti gli altri esponenti di quell'epoca non riuscivano ad accedere nei teatri di posa, e allora dissero: bene, noi facciamo le riprese da esterni, e hanno fatto quei film capolavori, benissima, capito, con dei costi però incredibili, da dirlo. Quindi mi pare di capire che non è soltanto una questione, diciamo, del periodo che stiamo vivendo, che non riempie le sale cinematografiche, che questo è più un fatto accidentale, diciamo, però c'è il fatto strutturale che oggi nel cinema c'è carenza di contenuti, c'è carenza di capacità espressiva, cioè l'equivalente del neorealismo di Rossellini oggi è assolutamente impensabile. No, personalmente io ho grande stima, anche perché ho un figliolo che si occupa proprio di didattica del cinema, di pedagogia del cinema, ha studiato nel DAMS e oggi è accademico di questa, quindi diciamo che ho seguito abbastanza. Scusate, con lui. Scusate, Giovanetti in linea, un attimino. Prego. Diciamo che c'è un grosso spazio, oggi si sta trovando per esempio nei corti, adesso non so tu quanta esperienza abbia, Claudia, nei corti. Domenica, bravo, vedi, allora sì, proprio per campo farò questo cortometraggio che è un'opera d'arte, come stai dicendo giustamente te, l'arte, ma pure nelle pubblicità, io ho lavorato molto in pubblicità e lì gli artisti spaziano, anche la Barilla, conosco l'ultima pubblicità che ha fatto la Barilla, è di un mio caro amico che è un artista blasonato nonostante tenere età. Pensa soltanto che ai tempi della nostra gioventù esisteva un programma che si chiamava Carosello, di pubblicità, in cui intervenivano registi del calibro di Federico Fellini, Valerio Zurlini,
cioè stiamo parlando veramente dell'eccellenza del cinema, e quindi la pubblicità poteva anche essere un veicolo buono. Il fatto è che adesso la pubblicità non è la pubblicità come la intendiamo noi, è più l'advertising degli americani, quindi è qualche cosa che mette sull'avviso le persone, facendole, penalizzandole quasi se non arrivano all'acquisto, quindi diventa più che uno stimolo una coercizione, e di conseguenza il messaggio di dolore che tu hai lanciato con i cassamortari sicuramente trova, diciamo, riscontro in un malessere dello spettatore che si trova un po' deluso, no? Perché allora basta che guarda per strada i manifesti che fa la Taffo, no? E fa le promozioni delle casse da morto, dico vabbè, ok, stiamo bene così. Però ecco, diciamo, c'è il fatto strutturale che mancano i contenuti. E io voglio spezzare anche una lancia a favore di questo discorso che ha fatto Massimo, nel dire che io è da tempo, siccome ho lavorato in pubblicità, e quindi mi piace anche, la pubblicità deve dare un messaggio, nel tempo ha cercato di darlo, ma oggi il messaggio che va a trovare, mi dispiace parlare di queste cose perché poi non sono cose, diciamo, simpatiche, se parla di morte, che va a trovare un'impresa funebre è a dir poco assurdo. Io ho visto tutti i messaggi pubblicitari delle imprese funebri, cioè è veramente assurdo. E quello, non mi piace, non mi piacciono, pure se indubbiamente vogliono far passare questa cosa come tutte le altre cose della vita, che sicuramente, però mi pare anche minimizzarla, e non ci sto a un discorso pubblicitario del genere, poi potrà essere condiviso o meno. Ma oggi è l'epoca dello sdoganamento, no? Cioè questo XXI secolo è partito all'insegna dello sdoganamento, ciò che prima era considerato una specie di tabù, tipo ad esempio la maleducazione, oppure ecco questo rispetto, lo chiamiamolo così, per la morte, è sempre esistito, però quantomeno era nascosto, non veniva alla luce, non emergeva. Oggi invece si tende a sdoganare quello che prima si nascondeva. E allora qui bisogna vedere dove finisce la provocazione e dove comincia il cattivo gusto. È proprio un fatto che poi alla fine diventa un fatto oggettivo. Bravo. E anche speculare poi. La lista dei progetti è molto lunga, cioè ci sono anche dei progetti di percorsi itineranti nella città con la quale sto partecipando, che si chiamano i walkabout, quindi sono dei professori o delle persone che svolgono delle lezioni magistralis con degli itinerari sul territorio romano, e secondo me affiancare, oltre la lezione magistralis sulla ricchezza del territorio romano, possiamo ampliarlo alla ricchezza culturale del territorio romano, quindi anche con degli esponenti del centro romanesco fare questi progetti molto rivoluzionari, perché Walkabout è composto da delle persone che sono professori che disdegnano un po' il mondo accademico, che lo considerano troppo chiuso, che tiene tutta la sapienza per sé. Non dovrebbe essere così, il mondo accademico è autoreferenziale, sostanzialmente autoreferenziale. Deve ampliare la propria sapienza e deve allargare alla terza missione poi dell'università, che è quella, la divulgazione del sapere. Ma infatti questo hai toccato un punto fondamentale, e lungi da la nostra esperienza farla passare come accademia, perché noi siamo stati sempre contrari a un discorso del genere, perché comunque è bello trasferire le proprie esperienze anche nel dialetto. Massimo lo sa, noi non siamo così categorici, perché essere categorico vuol dire far arrivare solo ed esclusivamente determinate persone, e non è detto, perché tante altre magari hanno da dire qualcosa, più o meno brave, però hanno da dire qualcosa. Io penso così. Molto bene, allora questo è stato un excursus, grazie a Claudia per la sua introduzione, grazie, è stato un excursus molto bello o brutto, dipende da come lo si legge, sulla situazione, sullo status della poesia oggi. Prima di iniziare il giro chiederei per cortesia a Roberto di illustrare brevemente il tema del prossimo incontro. Allora, il prossimo incontro, nel prossimo incontro abbiamo preso spunto da un tema
il divertimento, cioè che cosa mi diverte, perché facendo queste puntate di Skype a un certo punto, insomma, della nostra vita, così di questi 2 o 3 anni, ci siamo posti il problema: la poesia può divertire, può essere divertente, nasce magari come uno sfogo della persona, magari a volte nella poesia appare di tristezza, può apparire malinconia, può apparire felicità. Allora, gruppo Skype mi diverto, come abbiamo voluto chiamarlo, dunque aspetta, gruppo Why di Skype mi diverto. Gruppo Why di Skype, no, scusa, mi diverto col gruppo Why di Skype. Oh, vedi, ecco, infatti, ecco perché il confronto. Mi diverto col gruppo Why di Skype. Credo che sarà una delle prossime, adesso decidiamo. La prossima. Il 25, mercoledì 25 maggio, mi diverto col gruppo Poesia Skype. Che cosa? Cioè, se avete scritto poesie che comunque reputate scritte magari in un momento di una cosa divertente, di una situazione divertente, oppure se avete trovato uno spunto divertente in queste poesie, oppure se avete trovato uno spunto divertente anche in poesie di altri autori, insomma, Belli, Di Lussa, Pascarello. E se poi non c'è neanche una poesia, basta un aneddoto, un racconto, una spigolatura, insomma, qualcosa che faccia pensare al divertimento. In francese si dice s'amuser, amuser, vuol dire divertirsi, no? Significa mettere muso a muso nei confronti della realtà e nella sua lettura fatta attraverso la fantasia. Ok. Che emozione, poi, soprattutto. Emozione, soprattutto emozione. Allora, Peppe Bernasconi, iniziamo il primo giro. Peppe! Allora, io... L'appello è visibile. L'abbiamo fatto. Il Ciaparo del Monte va via. Ok. Io mi scuso ancora, però non capisco che mi succede, perché io ho cominciato a 5 minuti alle 6 a vedere partecipa alla chiamata e non riusciva a aprirsi, non lo so che se dipende dal mio computer o col nuovo sistema, perché io mi sono pure un po' innervosito. Scusa, guarda, ho ricevuto proprio adesso via mail un messaggio della CEA. Dice che è stata sospesa per momentaneamente l'utenza televisiva di Peppe Bernasconi. Sì, vabbè, quindi... cioè, io sono abbastanza arrabbiato per la cosa, anche perché c'ho poco tempo. Pubblicità, io odio la pubblicità e ho fatto varie composizioni in merito. L'ultima poi riguarda un personaggio che ama così tanto la pubblicità che si lamenta che la proiezione del film viene a interrompere la pubblicità. E la pubblicità prima o poi me la troverò anche in qualche cioè che la pubblicità viene a interrompere. Allora, guardati Castamortari, guarda, ti invito a quello stesso film. Tutta pubblicità. Vabbè, però, la pubblicità viene a interrompere, prego. La pubblicità viene a interrompere. La pubblicità verrà interrotta anche qualche capolavoro, come dice sempre caro mi fu quest'ermo colle e con le colle super attacchi tutto e vai avanti, capito? Guarda, questa è fortissima, vai! E così via, no, ma io ho fatto diverse composizioni. Allora, io domani sarò, da domani per 4 giorni in pezzo, al convegno Amposti, vista che prima parlavi degli Amposti. Esatto, lo dire. Diciamo mi incontrerò con i poeti degli altri dialetti, di quelli che sono rimasti, quelli che non ha decimato il Covid, quelli che ancora sono in forma, che sono vecchi come me, e troverò anche qualche poeta, se c'è ancora, dell'Emilia Romagna, sentimo bene. Volevo aprire con una breve poesia di Stefano Rovetti Brassi, che è dell'Emilia Romagna, e dice: In qualche mor hai tot qualche tate curde, sull'universo s'avesse tot qualche la fatta, anisre pio l'eternità in dal tam, e in qualche slav la saver, ai no. Parnò la libertà, dice che in quello che muore c'è tutto quello che hai dimenticato. Se l'universo sapesse tutto quello che ha fatto,
non ci sarebbe più l'eternità del tempo e in quello che vogliamo sapere c'è per noi la libertà. Allora, il coso che muore, ma il tema della morte, diciamo, io ho messo in programma che devo campare, devo arrivare a 120 anni lucido, ma non so se vuolsi così colà ciò che se può, quello che può e compagnia bella. Allora, io la morte mi ci sto a preparare comunque in un qualche modo e la vedo così. Questo fa parte del Vangelo secondo Non Sommicco, dove scherzo molto sulla religione, ma dico anche delle cose serie. Questo è un momento di serietà. Sorella morte, se chi presenta la comare secca come uno scheletro brutto col farcione, e quando che gli erode il chiccherone stronca una vita senza facci lecca. Io invece me la sogno senza pecca, come una dea dipinta dal Giorgione, piena di gentilezza e di passione, che mi dà spalla per trovare la Mecca. Sarà una fata e ci avrà buon gusto, complimentosa come un ciambellano, e arriverà quando è il momento giusto. Verrà da me col viso sorridente, s'accosterà, mi vierà per mano, mi chiamerò e risponderà presente. Bravo, 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 bella, bravo Peppe. Quella è la ruota, gira. Questa è una pubblicità alla morte, bella però, significativa. Ti ha fatto venire in mente la poesia di Giorgio Roberti, quella sulla morte, l'appuntamento? È il cofaderco della... Anche il poeta Giorgio Roberti fa proprio una personalizzazione della morte lì, no? Per una volta la fa comparire come una bella signora alla quale accompagnarsi negli ultimi momenti, e lui l'ha visualizzata così. Complimenti, molto delicata, bravo, molto bravo. Delicata. Bravo. E ho fatto venire un'altra idea che io appunto poi... Che ci siano sceneggiatori che integrino poesie di questo tipo, cioè se si fa un film sulla morte, una scrittura come quella di Bernasconi adesso, fa sì che un film diventi davvero un'opera d'arte, no? Questi sono degli elogi a una delle cose più misteriose e spaventose. Magari io no, non ci penso, ma poi non è vero, perché la morte... Hai ragione Claudia, scusami, ragione, perché sta dentro di noi e quando ci tocca non ci sarà nessuno che ci perdonerà. Quindi però basta stigmatizzarla un pochino, accarezzarla qualche volta, e quando ti metti a dormire dici speriamo bene, domani mattina se risvegliamo un'altra volta. È un altro giorno. È così. Io non lo posso dire. Guarda le poesie, dicevamo un attimo fa, io l'ho scritta Iosa, quando leggo le mie, praticamente sono fatte proprio in termine positivo, in termine gioioso, io non c'ho proprio l'idea della poesia che non è scherzosa e che non strappa un sorriso alla gente. Quindi e per me ci stanno pure quelle che fanno piangere, però onestamente mi piacciono le più così. Bene, allora buonasera a tutti. Allora, io stasera vi leggo un testo che ho trovato sul web che mi ha colpito parecchio. E si intitola Chi sono io, è una poesia inedita e presenta delle scene ricche nella loro semplicità, nei paragoni impossibili da far propri nella immediata lettura, scoperte di un'altra vita che soccombono alla miseria umana, una tenace gara con se stesso per cercare di far sue le parabole dell'amore a tutto tondo. Un sentirsi ultimo arrivato, ultimo, paragonandosi a fenomeni cui aggrapparsi, per non perdersi nella domanda insistente, chi sono io? Infatti la poesia si intitola Chi sono io? Dietro la nuvola bianca, un cumulo nembo, temporale inatteso, squassa i covoni del paziente Geppo, chi sono io?
mare, oceano profondo, blu cobalto di viaggi e scoperte. No, non c'è un'altra America, c'è lo scheletro di un veliero. Con tre figli di scheletro, remi e schiavi. Chi sono io? Che bella la Gioconda, non sfregiarla. Dietro c'è il vero più falso di sempre. Chi sono io? Ostrica delle tue brame. La perla più bella del reame? No. La sabbia di un'illusione. Chi sono io? Che bello l'amore fatto di versi sopra le erbacce, di parole prese dai sinonimi e contrari, di gesti di celluloide, di sguardi appesi a una cataratta, di carezze rubate al boia, di baci presi al market sotto casa. Chi sono io? Sì, signore, scenda le scale, in fondo a destra. Mi raccomando. Cerchi di mirare dritto. Non è alla turca, né la marcia di Mozart, è una ritirata. Qui giacciono gli stronzi tutti diversi per l'occasione, dal letame nascono gli angeli, tutti uguali per l'occasione. Chi sono io? Quello in fondo a sinistra. Grazie. Complimenti. Bella. Bellissimo. Chi sono io? Penso che faccia riflettere parecchio tutto questo. Sì, perciò ho letto prima quello che mi ha fatto, un po' pensare e mi ha fatto anche commuovere tutto sommato. Questa ricerca sempre di se stesso e neanche alla fine riesce a trovarlo. Beh, certamente è significativa. Oh, io mi volevo rifare un po' alla morte, all'uomo, eccetera, con una mia poesia, Un segno nella storia. Però poi ho sentito Francesco parlare, diciamo, di divertimento e che cosa può essere lo spunto, per esempio, così faccio un po' un'anteprima, di una poesia divertente, per dire insomma come può nascere questa poesia. Allora, tanto adesso c'è praticamente c'è Claudia che oggi c'è, l'altra volta non c'era, e quindi ecco, a me è nata una poesia, l'ho già detta con gli altri, comunque anche con te, telefonando su una passeggiata che stavo facendo così a livello proprio di per smaltire, per camminare eccetera, telefono a un amico che è un amico di vecchia data e gli chiedo: beh, va bene, come stai, che fai, che non fai, e lui è sempre indaffarato con l'orto, perché insomma sta in una casa in campagna, se da fare con l'orto, e dice: tu però, dice, lavori, però poi magari c'hai la poesia, è comunque insomma un passatempo, uno sfogo, eccetera. Dico: ma pure tu avevi degli hobby, no? Mi ricordo che ti eri segnato a dei corsi, e lui mi dice: sì, io mi sono segnato pure a un corso di coro. Ah, dico, hai fatto parte di un coro? Dice: sì, e non mi aveva mai detto niente. Dice: ma un sacco d'anni fa. Dice: poi mi ero talmente così abituato ad andarci che la sera facevamo tardi, e poi rimanevamo lì, insomma, cantavamo, dice, proprio una bella compagnia. Dico: ah, e poi? Dice: poi è finita per via di un politico. Allora io, nel tempo che ritorno a casa, penso a tutte queste parole che mi ha detto e cerco un po' di giocarci con tutte queste parole, e ho fatto questa poesia, che a me diverte, poi non so, insomma, agli altri se può divertire o meno. Allora, l'ho chiamata Fuori dal coro. Un amico che conosco dal passato, l'ho risentito proprio l'altro ieri, e nel discorso suo tanti pensieri sulle esperienze varie che ha provato. Lui stava dentro un coro assai affiatato, di quelli cori più accorati e veri, da voci e da commenti più sinceri, veniva un po' da tutti decantato. Viveva quel momento in armonia con l'anima nel canto e la passione, ma mi racconta, poi sono andato via. Gli dico: non può essere un coro mitico, risponde, poi ha cambiato direzione
è andato fuori tono, che è un politico. E questa è la cosa, cioè anche dire qualcosa così di magari a volte può essere pure pungente o meno, ma pure un po' da satira, però pure divertire, perché poi pure qui c'è chi magari la prende come poesia divertente, chi pensa però che si è messo da mezzo sto politico, poi è finito tutto, e così hai un po' accontentato tutti, perché poi anche nella poesia, sì è vero che la poesia può dare un messaggio, però è pure vero che insomma deve essere pure piacevole, secondo me, a volte. Poi che stanno poesie comunque sono importanti e rimangono negli anni, ma insomma lì si apre tutto un altro discorso. Allora ecco, è vai, un fatto che discorre, come si dice a Roma, discorre. Sì. Però la poesia, come si può dire, che fa ridere, che ironica. Sentimento come si dice, positivo nella testa della gente. Ironica, che c'è un po' di ironia. Deve essere proprio piena d'amore e di contrasto a lui stesso. Vediamo come intendi, vediamo che succede. Una cosa divertivo, che ne so, qualunque cosa. Me leggo l'aglio. No, che scritta io, l'aglio, voi sapete che è un animale buono, fa pure bene allo stomaco, fa tutti quanti, no? Però poi insomma c'è pure l'alito cattivo, lascia, quindi in qualche modo non è proprio il massimo della cena fatta con l'aglio, no? Però se ci volete ridere sopra, poi ve la dico. Allora, siccome bisogna anche esprimerla col, c'è Urbanetti che sta per entrare. Non riesce però. Non riesce. Eccolo. No, non lo vedo ancora. È strano. È il primo, il secondo. E se pensiamo a Staglio Benedetto, che ci lascia un pochetto con l'alito cattivo, non è che non si sente per poco, si sente pure per il giorno intero. Eccolo Emilio, sta arrivando. Eccomi. Oh, Paolo, cosa è successo a sta cosa? Arrivato. Ho dovuto scaricare Skype e reinstallarlo. Ricarico, non so, non me lo chiedo. Ha scaricato Skype. Vabbè, allora un attimo che mi sistemo con il mio trespolo, andate avanti. Vai, ti vediamo un po' distorto, ti vediamo. Distorto. Un po' contrariato. Non lo so che mi spinge per esempio a scrivere una poesia sull'aglio, però vi posso dire, raccontata come la racconto io. Diciamo che allora, prima che si inserisce Francesco, diciamo Paolo Emilio Urbanetti, che oggi è presente con noi anche la nipote di Mirella Migliacca, poetessa insomma al Centro Romanesco di Lussa, è qui con noi, insomma, poi ci parlerà anche a te del suo progetto, insomma. Nella foto di Filippa c'è una ragazza luminosa, bella e fiorente. Bella di sicuro. Urbanetti, ti sei rifatta gli occhietti? La vedi, ti sei rifatto l'occhio, Urbanetti. Guarda che fiorellino, questa non è bella, questa è una roba. A voglia. Ci manca la gioventù. Quello che è, nonna, cominciamo a dire quello che è. Sta ricordo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Vai, Francesco. Senti l'aglio, se arriva l'odore dell'aglio. Massimo. È sparito Massimo. Ma tanto Massimo ha sentito. Aspettiamo, no, vai, intanto andiamo. Caso gli anni. Quanto sei buono sopra la bruschetta,
sei buono assieme alla pancetta, sei buono per condire la matriciana, sei buono per saporire la marinara, sei buono con i funghi e le fettuccine, per il sugo sei un tocco di finestra. Comunque ti metto, sei sempre buono come medicinale, abbassi la pressione, ammazzi i vermi allo stomaco, sterilizzi il sangue e le budella, ma se non stai attento alla piatella, ammazzi tua moglie e pure tua sorella. Questa è una di quelle poesie che piace scrivere e leggere, perché portano gioia nello spirito della poesia. Se volete, vi posso dire pure pensiero d'amore. Se in cielo si spegne una stella, accendi quella che è dentro di te e ne vedrai delle belle. Ecco, questo per dire che ci sono anche i sentimenti. Ci sei, Massimo. Però sì, strano niente. Perché non te vedevamo più. Il buon umore. Ecco, ecco, è entrato Urbanetti. Non se ne è mai andato. Che volete? Se ne volete un'altra? No, no, preferiamo farne una per volta, così facciamo partecipare tutti. Vai, allora, dai. Allora, quindi Massimo Moraldi, sì, 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 allora dire così, no, al volo magari la patata, a Urbanetti, perché Urbanetti poi è un altro romano che lui è anche cicerone, tra l'altro, è poeta ma è cicerone, quindi conosce Roma e ci può illustrare Roma, insomma, quindi è importante. Claudia, due parole su questa tua attività, su questo tuo momento, insomma, di romanità, anche di romanità, se vogliamo. Claudia? No, aspettavamo Massimo. Ecco, vi ringrazio, vi chiedo scusa, ma c'è stato un fallout di Skype. Scusate. Ah, allora vai, Claudia, vai. Vabbè, io ho letto l'aio, tanto la conosci. Due parole sul progetto Urbanetti, che non ha sentito. Ah, è vero, scusate. No, vabbè, io te lo chiedo, penso. Niente, stiamo portando avanti con l'associazionismo locale, soprattutto in questa zona di Roma Est, quindi ecco, pure prima magari non ho menzionato che vivendo qui a Cinecittà, tutte le forze, le impegno, più che altro in quest'area di Roma, che è veramente complessa, perché abbiamo posti come Tor Bella Monaca, abbiamo posti come Torre Angela, e poi comunque il progetto parte. Claudia, per... avvicinate un po' il microfono, che sì, oppure avvicinare il microfono a te, come vuoi. Il progetto sarebbe quello di riuscire a portare l'arte della poesia romanesca, e quindi usare il settore dell'arte a più generazioni possibili, quindi anche a persone che da famiglia magari non hanno degli esponenti, quindi creare delle performance, degli eventi e anche dei prodotti cinematografici, però quello è un progetto che magari richiede più tempo e organizzazione. Possiamo sicuramente fare prima le declamazioni, performance e anche percorsi itineranti in cui si declamano poesie, si fanno degli elogi alla cultura romanesca, romana, e si cerca di, anche come dice Franceschini, di mangiare con la cultura, no? Perché lui gli piace tanto dire questa cosa, ed è vero che si può vivere di cultura, che non può essere non solo un hobby, può essere anche un, data la mole di lavoro che porta, no? Tutta questa sensibilizzazione della collettività, questa apertura che vogliamo fare, magari un po' di riaprire anche. E difatti, do il benvenuto a Paolo Emilio Urbanetti. Buonasera Paolo, benvenuto. Ciao. Difatti il nostro Paolo Emilio Urbanetti è proprio un esponente, si vuol dire, facendo appunto il cicerone, non fa soltanto della cultura la sua fonte di sostentamento, ma fa soprattutto la sua ragione di vita. Anzi, se mi posso permettere, Paolo Emilio Urbanetti, forse tu sei stato l'unico grave errore che ha fatto Roma in 3.000 anni di storia. Lo sai perché? Perché ti ha fatto nascere Rieti.
Allora, tocca a me? Sì, vai, vai Massimo. Allora, intanto faccio due cose. Una è piccolissima. È un pensiero di Alfred de Musset, che probabilmente molti di voi conosceranno più che come commediografo, che come aforista, ma che tratta un tema a me molto caro, che è quello della solitudine. Il cielo mi ha affidato il tuo cuore. Quando sarai dolente, vieni da me, senza inquietudine. Ti seguirò nel tuo cammino, ma non posso toccare la tua mano, amico. Sono la solitudine. Hai capito. E poi, dovete applaudire Alfred de Musset. E poi, visto che prima si parlava di morte, volevo proporvi un mio vecchio sonetto che risale a 3 anni fa, il 6 maggio, giusto il 6 maggio 2019, e si intitola L'ultimo appuntamento. Mm-hmm. La morte disse al boccio: sono arrivata, mo fammi lavorare, c'è un momento. Il boccio fece: datte una carmata, che ancora c'ho da scrivere il testamento. Così chiappò una penna e una cartata, de più de 100 fogli, anzi 200. La morte lo guardò un po' scoglionata: spicciate un po', c'ho un altro appuntamento. Lasso a mia moglie e i figli una montagna de grana e roba, buone per qua giù, e dai a scrivere tutta sta cuccagna. La morte fece: non finisci più, a te che non la piagni con sta lagna, lasso la vita, che c'è fo lassù. Grazie. Bella. Ciao. Cavolo. Allora io... Molto, molto bella. Grazie. E io folla vorrei proporre... Siamo tutto qua, c'ha ragione. Io direi una cosa, vabbè, Claudia, oltre a parlarci del progetto, ha qualche poesia sotto mano, ha qualche cosa da dirci? Della nonna da devi prepararlo. Claudia, se no non sentiamo. Sono un po' tira. Vabbè, gli diamo tempo anche a salutare. Intanto sentiamo qualcosa. Così la intanto si prepara. Noi ci sentite solo se stiamo così vicine, vero? Se stiamo qua. Sì, no. Diversamente no. Non la fai avvicinare il microfono? No. Eccoci qua. Allora, io vorrei illustrarvi un po' tutte le giovinezze che ci passano vicino, compresa quella nostra. Tu sorgi al mattino nell'aurora, quando la pioggia cade nel pieno del vigore. Tu rimpiangi quei giorni di brezza marina, quando i tuoi capelli sciolti disegnano l'ombra sulla spiaggia e i sorrisi accompagnano i profili sereni della spensieratezza. Quando il tuo futuro si colma di colori, in una evanescenza di gioiosa giovinezza che si culla nelle acque chiare del domani. Come una farfalla ne assapori il nettare e provi il diletto se le fronde di un albero si posano sulle tue orecchie e le accarezzano. Tu, vestita di cristallo di trastulli, nella realtà dell'essere felice, proprio nel momento che la vita ti ha lasciato. Ora, gomenta, i canti non sodano più, le luci hanno spento i tuoi pensieri esultanti. Grazie Filippa, grazie. Noi abbiamo l'onore, Claudia, di avere nel gruppo Poeti Skype, in generale il Centro Romanesco di Lussa, una poetessa impressionista che fa appunto dei tratti di colore, dei grandi come Monet, come Manet, come Pissarro, i tratti salienti della sua poesia, attraverso delle pennellate buttate, sembra apparentemente a casaccio, tant'è vero che se uno le legge la prima volta dice: beh, questo che c'entra? Quando poi, come fai con i quadri impressionisti? Se ti metti a 2 metri, capisci che quegli spruzzi di pennello invece danno vita a una figura. E lei riesce con i suoi versi a fare questo capolavoro, e ci ha spiegato anche perché nell'intervista che ci ha concesso, perché
questa filosofia impressionista è la filosofia della sua vita, giusto, Filippa? Sì, perfetto, perfetto. Vita di tutti i giorni, è quotidiano. Lei nel quotidiano, nasce nel quotidiano. Bene. No, ma noi siamo vicini, io sono molto più fortunata di voi perché mi gusto certe poesie al bar che voi non... E immagino, stando lì su, in zona, sul posto, e quindi certo, certo. A proposito, se ci fanno il concerto anni 60-70, cioè venite qua? Oh, certo. Se ci dici, vediamo i nostri impegni e... Tipo me, perché lo fanno in mezzo alla strada, insomma, per strada. Oh, io spero che spero sempre a lavorare, come vedete sto a studio. Guarda, arriva la posto, se posso. Guarda, c'è scritto in questo, mi ha scritto, è arrivata una mail di Gianni Morandi in questo momento. Ah. Ha detto che sarà felice di partecipare. e anzi, come diciamo, l'hanno già fatto. Si è anche prostrato a questo gruppo Skype in ginocchio da te. Mi metterò in ginocchio da te, altra non è niente. Vabbè, da te. Però è più bella quella di Francesca. Sì. Allora, invece Claudia ci dice... No. E l'amate stelle, fratello sole, sorella luna, fratello sole e sorella, sì. E sorella luna, signori, da un cuore nobile, quindi sono parole meravigliose che escono qua. E allora, Claudia, voi andate a messa, però quando si stanno leggendo delle scritture, alcune cose che riguardano San Francesco, questa musica è sempre in fondo. È bello, è bello. Perché è come se l'acqua si alzasse improvvisamente interessando tutti i sensi. Che poesia che ci hai detto. Ammazza, ci hanno affiato. Allora, ecco, con questa poesia di, diciamo declamata da Filippa Rinaudo, abbiamo bagnato il gruppo Scarpe. Esatto. No, non abbiamo mai bagnato fino adesso. Ma adesso, Roberto, è il momento del nostro Aedo, Paolo, sì. Emilio Urbanetti, nobili, sì. Dal nostro gruppo. No, ciao. Io chiedevo prima... A Claudia, certo. E la poesia non l'ho portata, poi ci sono tutte le poesie di nonna che magari... Posso fare una piccola anticipazione? Sì. Quando sarà il mio turno, una piccola sorpresa per Claudia. Sì, se c'è una poesia di nonna, ben venga. Anzi, guarda, quella che ha dedicato a me e ai miei cugini e sorelle. Dai, ascoltiamo con piacere. Non in questo momento, non la so a memoria. Vabbè, allora niente. Allora, Paolo Emilio Urbanetti, vai. Ma non lo so, è un po' che c'ho una mezza idea. Paolo, scusami, c'è l'audio un po' difettoso. Paolo Gratti, c'era Paolo Gratti, Paolo Gratti, era un maledetto. Io c'ho la cuffia col microfono. Ma è disturbato. Non so che fare. Prova un po' andare dietro. Come dietro? No, va un po' dietro. Ma un microfono questo, non è che lo posso avvicinare. Senza microfono che succede? Senza microfono entra il microfono del telefono. E prova un po' a spostare. Puoi provare? Ti parla? No. No. È meglio questo? No. Se ti avvicini forse prova ad avvicinarti un po', Paolo, scusa. Poi mi vedete a faccione. Vabbè, dai, così. Però si sente un pochino meglio. È meglio così. Sì, Anselmo d'Andrea, oh, ragazzi. Ah, pure Anselmo d'Andrea, accidenti. Oh. Ecco, noi Anselmo. Allora. Vai Paolo. Ragazzi.
Ciao Anselmo. Buonasera, e abbiamo con noi anche la nipote di Mirella Migliacca, Claudia Mecuzzi, visibile vicino a... Scusate, magari non l'ho detto. Filippo Rinaldo. Buonasera Anselmo, benvenuto. Vai Anselmo. A te. Allora, vai Paolo, dai. Vai Paolo. Allora, eccola. Mi è venuta una mezza idea di scrivere dei sonetti su fatti di cronaca. Ah, bene. Romani, così. E questo è il primo, insomma, ecco. È un fatto che è successo, sono quasi 25 anni, ma sono sicuro che voi ricordate, già dal titolo, è Il Canaro. Quante ne ha viste Roma di storiacce? Rapine, truffe, stupri, ammazzamenti, ma questa che vi dico è da restacce senza parole, è in carcio nei denti. Giancarlo e Pietro sono due delinquenti, due tossici de coca, brutte facce che stanno alla Magliana e per capace sono buoni solo a fare i prepotenti. Corpuggile fallito, il Lavagani c'ha un conto aperto e rosica di rabbia, gli fa: c'ho un impiccetto per dimani. E all'ora 3 dell'11 febbraio, come Giancarlo in bocca in quella gabbia, comincia la vendetta del Canaro. Finisce Armonnezzaro, ma prima quell'infame, e dico poco, lo sfreggia, lo tortura e gli dà fuoco. Per lui pareva un gioco. Dice che da buon padre di famiglia agnete pure a scuola più a sua figlia. E non mi meraviglia che fosse a così fuori ha rovinato con tutto quello che si era pippato. Lo vedi? Allora, mi ricordo, grazie Paolo, mi ricordo che qualcuno tempo fa, adesso non mi ricordo in quale circostanza, disse che con la cronaca non si poteva fare della poesia. Allora, questa che ha appena dato Paolo Emilio Urbanetti è la dimostrazione dell'esatto contrario. Guarda, si riprende anche al tema cinema, perché pure sul Canaro hanno fatto un'opera cinematografica che è stata Dogman, e sì, secondo me anche lì un'altra delusione, un po' come Castamortari, cioè Dogman, lì c'è stato un problema, guarda, lo so, di produzione, perché il Canaro, vero, che sta in prigione, gli aveva chiesto per la sua storia dei diritti altissimi, cioè gli chiedeva 1 milione di euro per fare la storia vera, quindi diciamo il film non è molto... non attinge molto alla realtà, perché il Canaro chiese troppo. Però voglio dire, ecco, potevano spingersi più in là. Cioè, questa opera di Paolo, meravigliosa, e molti sceneggiatori dovrebbero chiedere a voi, perché non sanno fare il loro lavoro, secondo me. Il poeta... Noi ci abbiamo provato a scrivere qualcosa nel tempo, a rappresentarlo, dovremmo andare avanti e... è chiaro che anche nei nostri devo salutare, ragazzi, sì. Mi dispiace. Ciao Peppe, ciao. Volevo dire fare anche questo, cioè di rappresentare, vero Massimo? Sì, allora Claudia, Giuseppe, c'era Peppe che voleva dire qualcosa. Peppe, vai. La prossima volta ci sta, vi faccio sentire una poesia che ho dedicato a Mirella. Arrivederci a tutti. Grazie. Ciao Peppe, grazie. Ciao Peppe. Ecco, proseguendo quello che diceva Roberto, noi abbiamo fatto, io e Roberto, un esperimento di teatro poesia. Tu sicuramente ricorderai Giorgio Gaber. Giorgio Gaber faceva il teatro canzone, cioè univa alla potenza espressiva della musica quella fortemente rappresentativa e umana del teatro. Noi abbiamo provato a fare la stessa operazione con la poesia, mettendo su un paio di spettacoli, con il primo aveva come punto di riferimento l'amore, il secondo il lavoro, praticamente costruendo una sorta di mini trama nella quale venivano declamate anche delle poesie di autori vari, soprattutto romaneschi, Giuseppe Gioacchino Belli, Trilussa e noi altri che lo facevamo. Ed è stato un esperimento che ha avuto un discreto successo, perché ha aperto la strada a questo tipo, diciamo, poco tradizionale e abbastanza innovativo di far fruire alla gente la poesia. E contavamo di fare un terzo episodio. Interveniva anche il pubblico. Sì, tra l'altro con il coinvolgimento del pubblico, ma non così passivamente come si fa in certe manifestazioni
abbastanza risibili, cioè la gente veniva chiamata per partecipare nel tema, per partecipare al tema proponendo le proprie esperienze, quindi c'era un'interazione vivace, non costruita. Oltretutto la gente non sapeva neanche che sarebbe stata chiamata sul palco, ed è stata un'esperienza che noi avremmo voluto continuare, ma con un terzo episodio legato, dedicato alla pandemia, che però ancora è fuori. Ecco, è un'esperienza che è stata molto interessante. Dove sono stati fatti i primi due? Sono stati fatti presso un noto caffè romano, sulla via della Pinea Sacchetti. Bene. Allora, io vorrei andare avanti. Ecco, quindi... scusa Roberto, questo diciamo che è un piccolo momento di meditazione, perché adesso proponiamo, lo dico per Claudia, un'altra sigla, che è la sigla intermedia. Allora, questa sigla intermedia è stata composta da un amico del centro romanesco, da un amico del centro romanesco di Lussa, Alberto, che si chiama Alberto Poerio, musicista e poeta. Prima di cedere la parola ad Anselmo D'Andrea per fargli recuperare il turno, propongo questa sigla di mezzo che si intitola L'endecasillabo perfetto. Il senso di questa canzone è che non serve avere la perfetta conoscenza della metrica, della rimatura, delle caratteristiche tecniche per poter fare una bella poesia, che ci vuole soprattutto il cuore. E il Alberto Poerio, questo cantautore, l'ha donata al Centro Romanesco Trilussa, e noi ne proponiamo a metà trasmissione una veloce proposizione. Alberto Poerio ha inteso comunicare che non occorre essere tecnici, non occorre essere formidabili rimatori, basta metterci il cuore e metterci della propria inventiva, del proprio estro, della propria ispirazione. E con questa sigla noi accompagniamo poi il secondo giro, però vorrei, prima di intraprendere il secondo giro, che Anselmo D'Andrea, che è intervenuto alla fine, intervenisse. Allora, per Anselmo, preciso che la persona nuova che stai vedendo in questo momento, Claudia Mecuzzi, è la nipote di Mirella Migliacca, quindi una personalità estremamente in vista del Centro Romanesco di Lussa. Le tue impressioni, Anselmo? Io se l'ho vista adesso, per cui che impressioni devo avere? Ma in generale su... Allora, tu sei approdato al centro un sacco di anni fa, no? Poi è Anselmo... Anselmo ha una particolarità che poi diremo, ma insomma, ecco, tu sei approdato al centro diversi anni fa, no? Hai una storia da raccontarci. Il 1999. Posso raccontare il mio ingresso? 1999. Sì, no, 800. Sì, precisiamo dopo Cristo, dopo Cristo. Vai. No, lui dice 1099. No, vabbè, 1903, vai. Allora, fui portato al centro dalla Valfre,
La conoscete la Valfreda? Sì. No, nessuno di voi. È una sentita parlarne, ma non ci ha mai avuto modo di incontrarla. E poi è una studentessa bravissima, dolcissima. Brava. Io non ho questo spirito. Io se non gioco non mi diverto. Vabbè, comunque andavamo con il professore a dire trastevere. Io facevo un po' di roba mia, tutti che leggevano, io dicevo, boh, può darsi buono, ma cattivo, che fa? Chiedo a quest'anno, mi leggi una mia poesia? Dico sì, ce la leggo. E mi leggi una poesia di Roma. Quando è finita la battuta, è stata classica. Dico, ma di chi è? Così bello, che era bello. Vabbè, chiuso. Cioè, perché non vieni al centro romanesco delle Russe? Io non sapevo nemmeno dell'esistenza. E quando entro, mi accolgono, buonasera, ciao, mi metto seduto in fondo. Sai la parete in fondo che c'è, no? E seduto alla cattedra c'era Giorgio Roberti. E mi sono seduto così, no? Dico, tutti quanti quando vengono devono dire qualche cosa, perché... E la battuta fa, perché qui sono tutti poeti, si sentono tutti poeti. Io c'ero piccolo con il coso, mi sono sparato un altro, no? E resto lì fermo. Finisce la storiella che facevano tutte le sere, lunedì anzi, e dice, col dito fa, chi è? E io in fondo ho fatto, dice a me, battuta classica, cioè, dopo te c'è star muro. Vabbè, sono andato lì, ho letto la mia cosa, de corsa, perché mi vergognavo come cane, a rileggi che non ci avevo capito niente, adesso sono andato più lento. La cosa che mi ha sempre, io nella memoria ormai me la so persa, i neuroni se ne vanno come gli pare, già anche all'epoca cominciavo a dilettare, e poi non ho mai avuto il piacere della, salvo quando stavo a scuola, 300 poesie, sono tutte mezza odissea, mezza adesso non mi ricordo più niente, insomma manco come vediamo un altro po'. Vabbè, andiamo dalla sala fa, vabbè, hai detto, ti aspetta un attimo, devi andare via. La fa, sì, Oscar, che lo fa? Sì, farei il terzo e il quarto, perché quando mi dico così, massa questi, io l'ho dovuta leggere perché non me li ricordo, questo già sanno, terza, quarta, interimariga, beh. E te, quell'anno altro poeta, sono tutti morti, mo. Ma sconvolto già quel fatto che si ricordassero tutto, avendolo mai sentito tre volte, perché ho rientrato tre volte, però la difficoltà è sera. Questo è il mio... La tua esperienza. Comunque, ecco, voglio dire una cosa che può dirti a tutti. Anselmo D'Andrea è famoso, diciamo, insomma, perché è la sua caratteristica, per gli haiku, no? Sì. Per gli haiku, ha composto tanti haiku. Adesso non leggo qualcuno. Però vedo, leggi pure una cosa, è un po' così, ma poi parlavate di cronaca, è una cronaca che risale al 18 ottobre del 98. Sì. E questo è intitolato così. Con due galline strette tra le mani, mentre sfogava certe fantasie, hanno beccato un uovo del Genzano dentro un uno a fare porcherie. Prima di dargli addosso ragionavo, il zabbaione non so tignerie, volava fresche e poi smucinalle. E lui le stava a sbattere fresche, calle. Questa era una cosa che è successa a Genzano, di uno che hanno beccato, se qualcuno se la ricorda, se l'ha letto o meno. Niente, mi sono divertito con questo. Ebbene, non per scandalizzare, vedi, però. Vedi come ci si può divertire con la poesia? Questo è già un input per la prossima puntata. Il loro chi hai porta? Le galline chi hai... Le uova strapazzate, dicevamo qua. Vabbè, per il compagno di Aiku, ho visto che è rimasta male cosa lì alla zia. Non ti leggo più, guarda. Allora, vai. Allora, le compagno qualcosa così. Banane in pista, nascendo sotto un casco, devono cuore. Banane in pista, sotto un casco, devono cuore, benissimo. È un grande, è un grande. Nomo leggenda. Nomo leggenda. Aspetta che mi dà fastidio questa cosa. Allora, nomo leggenda, Don Diego della Vega, Zorro il vegano. È fenomenale, veramente. Poi, questa bella. L'Ire del sesso. Lì? L'Ire del sesso.
Sì. No, di Fusti, razza blu, di Viagra puro. Non ho sentito, capito. Scusa. Ma puoi ripetere? Puoi ripetere? L'ire del sesso, li puffi, è una razza blu, de Viagra puro, sono tutti blu i puffi. Cagliardi, cagliardi. Allora, questo è un esempio di contaminazione. Il centro romanesco Trilussa non si chiude in se stesso, ma si lascia contaminare da altri generi letterari. L'haiku è il genere principe della poesia giapponese, che trae le sue origini dalla natura, eccetera. Io adesso sto facendo un libricino e gli ho messo il nome Senryu. Perché? Tra Senryu e l'haiku c'è differenza. La metrica è sempre quella, 5-7-5. Ma mentre l'haiku è tutto sdolcinato, il cuore prende tutta la natura, sì. naturalistico. Io non ce l'ho sta cosa, io se non mi diverso l'ho detto. E qui quelli scherzosi si chiamano Senryu. Ho detto, dicene uno, sai, questo è lo sai, Anselmo, lo sai come l'avrei intitolato il tuo libro? Lo sto facendo, lo sto organizzando, poi c'ho i fogli voti tutti in cassina di sto favolo. Dico che titolo gli avrei dato io. Hai cominciato. Quando ce l'avrò poi io. Allora, San Pietroburgo, vo la guerra. La pace, San Pietro in Borgo. Certo, Burgo, San Pietro in Borgo. Questa è bella, questa è bella. Questa è bella, questa è bella. Poi, vediamo un po', che te... a Dale Mela, come si dice a Roma, la donna è superiore. Eva ci impara. Ha cominciato Camilla e ci ha fregato a tutti. Ci ha fregato. Poi... è il nostro fuori classe. Quella nuova. A parte 170 euro di più, a parità di metri cubi consumati. Io per se sapevo. Comunque la novità è che hanno cambiato la fattura. L'hanno fatta tutta verde. Adesso si chiama Plenitude. Plenitude, sì. Eleni. Laico. Da giallo Eni, prima Eleni era giallo, da giallo Eni al verde Plenitude, di sorci verdi. Sorci verdi. È chiaro. È graffiante, veramente grande, graffiante. Grande, pure va, perché comunque poi va anche nel quotidiano, anche a Anselmo. È satira, questa è pura satira proprio. Satira. Questa è fresca. Satira un po', però satira, fa la satira. Amico vostro, amico vostro Salvini, non è vostro, di chi è? Salvini non è amico vostro, no, chi è amico? Dio conosce. Ma noi, noi non sappiamo niente di Salvini. Allora beh, arrivo col mio haiku. Ma chi è? Guerra pacifica, lo schiaffo del soldato e si degenera? Certo. Gli diamo l'armi dopo. Gli diamo l'armi, certo. Bene, poi, Roberto, grazie. L'ultima e poi giriamo, sì, che cos'è? No, vabbè, no. E poi me ne vado. Dici. Aspetta, perché... vabbè, poi questa qui... c'è un immortale, la morte. Non è mai morta e manco muore. Bravo. Continua e dice... stamagna tutti, c'è un buon metabolismo. È sempre secca. Ecco, esatto. Vedi come la morte ritorna, questo tema, sì, no? Sì, ritorna sempre... questa che è molto, molto decisiva. Ma secondo lo spirito romanesco... perché per quelli morti non ritorna, quindi ritornare significa per i vivi. Per quell'atti deve aspettare pure lei. Lo spirito romanesco tende a esorcizzare la morte, no? Per il semplice fatto che la morte fa parte della vita... di conseguenza non c'è nulla di drammatico, c'è semplicemente il dispiacere per una dipartita, e questo purtroppo qualcuno di noi l'ha vissuto tristemente sulla propria pelle, ma purtroppo è così, però fa parte della vita. Lo spirito romanesco tende ad esorcizzare questo fenomeno. Ma direi di ricominciare col secondo giro, Roberto. Sì, no, ma scusa, anche la natura, ma qualcuno scrive al secondo giro, vai. La morte. Volevo dire prima del secondo giro, capito? Che la natura fa anche degli scherzi e delle fotografie. Se mi aspettate un attimo, vi faccio vedere una fotografia
rappresentata da una patata. Ah, ah, e me l'ha levata questa. Io me ne devo andare, lo sapete, che mi moglie se non me mena. Sì, sì, ma mo infatti, Maddalena, aspetta, Filippa sta a pigliare la patata, va bene. Io leggo invece. Oh, bene, sì. No, aspetta. Ciao Claudio, ciao Filippa, ciao Roberto, ciao Paolo. Ciao, che colpo. Oggi ci siamo un po' divagati. Ah, ciao, guarda. Francesco. Ciao Francesco, grazie. Ciao Francesco, grazie. Questa patata ci dà l'idea di un, sì, di un teschio quasi. Sì, sì. Questa è una patata. Sì. Guardate che la natura osserva, guarda e fotografa. E sembra un profilo umano. Sì, sì, sembra umanoide. È una patata umanoide. Vai, Maddalena. Ecco, solo per la parte. Vede la patata. Questa l'ho scritta nel 2009. Quando arriva, arriva. Ma la patata, no. Vai. Perché me vo tentà con sti denti bianchi sempre fora? So de pianto o de riso? Devo da capissi voglier tempo indietro in una volta sola. Avecce l'unto addosso non mi piace. E un mozzico di sorte non mi dà pace. Pigliete puro l'animella mia, ma fatte vede in faccia prima di portarmi via. Bellissima, bellissima. Bella. Questo a beneficio sempre di Claudia. Maddalena è uno dei rarissimi esempi di poesia in lingua romanesca verso libero. Dobbiamo risalire niente di meno che a Mauro Marè prima di trovare esempi di questo genere o a qualche breve esempio di Mario Dell'Arco. Proprio perché attraverso un sapiente lavoro di ricerca fatto sia sulla parola sia sulla semantica della parola all'interno del verso riesce a trasferire una musicalità che difficilmente si riesce a trasferire nella poesia a sonetti, nella poesia in rima. E quindi fa una operazione che non è solo semantica e linguistica, ma è anche un'operazione proprio culturale, cioè introduce all'interno di schemi molto consolidati che sono quelli del sonetto, delle quartine, eccetera, un verso libero che rende rivoluzionaria l'espressione della lingua. E questo si vedrà molto spesso, proprio in maniera evidente, nella silloge che sarà presentata domenica. Bene, bene, bene. E allora, grazie, grazie. Bravo. Verrà a vedere questa cosa. E io voglio leggervi, prima abbiamo parlato di quello che la pubblicità riesce a fare, a volte riesce a dare un messaggio, a volte è distorto, ma Mirella Migliacca nel suo libro L'eco del cuore molti anni fa, una quarantina di anni fa buoni, fa una bellissima poesia che io ho letto e riletto sui cartelloni pubblicitari. Non è un sonetto, ma dovrebbe essere una sonettessa, perché sono sei quartine massimo. Quindi la sonettessa, la sonettessa c'ha la coda. C'ha la coda, la sonettessa c'ha la coda, che questa può essere di più. Questo è un sonetto lungo. Non so come identificarlo, è un sonetto invece che quattro quartine, sei quartine. E non è un sonetto. Non è un sonetto allora. Non è un sonetto, è la metrica del sonetto, però non... Comunque ve la leggo lo stesso perché è bella. E si chiama I cartelloni pubblicitari di Mirella Migliacca. E state a sentire questa poesia perché è molto all'avanguardia per i tempi. Giranno Roma da mattina a sera, ci sono tanti cartelli per le strade, è una pubblicità che persuade e vedo il mondo come una chimera. C'è un cartello e una donna gioiellata che al casinò se vince i milioni, una bionda reclamizza le visioni in una spiaggia fredda e desolata. La fantasia ormai ha preso il volo, sente il profumo delle gersomini, far giratorno con i cherubini,
canta felice pure un rosignolo. C'è tanto sole, e il cielo è tanto azzurro, pure l'onne del mare sono schianto, ma bronzo e da lontano sento un canto che s'accompagna al sono d'un tamburo. Sotto una palma, al chiaro della luna, i tropici m'aspettano e una samba me pare de ballà, me sento stramba contro le stelle in cielo, una per una. A un tratto una frenata, una macchina per poco non me tocca, quella al volante sbrocca. A dormi io, ma va a morire ammazzata. Questa è, bravo. E questa bravissimo, è una poesia che, cioè, di quei tempi, sì, dimmi. No, volevo una cosa, se qualcuno c'ha WhatsApp, vedo una fotografia a proposito della patata. Non so come farla vedere. Però. Aspetta, scusa un attimo, Anselmo. No, volevo puntualizzare perché... No, subito. No, Massimo, che voleva dire? Sì, dunque, intanto ho notato il bellissimo impatto emotivo sia della declamazione brillante, sia dei contenuti della poesia, che introduce tematiche quotidiane, proprio all'altezza della quotidianità, quindi elevandole al massimo livello poetico, secondo una massima che a me piace citare, che risale al filosofo Giovan Battista Vico: il più sublime lavoro della poesia è dare senso e passione alle cose insensate. È facile andare al massimo livello con gli ideali, con la patria, con l'amore, con i genitori, ma quando si deve parlare di un incidente oppure di una sequenza di fatti concreti, dare un tono poetico alla loro descrizione significa veramente raggiungere il massimo della potenzialità espressiva dell'artista. Quindi, così come Filippa rappresenta gli impressionisti, direi che Mirella Migliacca esalta i nostri macchiaioli, perché dà l'idea, per esempio, dei dipinti di Segantini, di Silvestro Lega, che con le stesse caratteristiche di puntualità del pennello restituiscono alla vicenda quotidiana una nota pittorica artistica. Quindi direi l'impatto emotivo è stato enorme e credo che Claudia sia d'accordo su questo, ma proprio perché riesce a dare un contenuto ad aspetti quotidiani che altrimenti non l'avrebbero. Giusto? Bene. Allora, la parola a Anselmo, che voleva dirci qualcosa sulla... Qualcuno mi dà il telefono. Ringraziare. Se mi mandi il telefono. Perfetto, che ti mando su WhatsApp. Prego. No, scusa, ha detto qualcosa Filippa, non ho capito. No, vi volevo ringraziare perché veramente è stato, l'ho risentita attraverso la declamazione di Roberto, perché poi era così, come scriveva, parlava, quindi è stato, diciamo, bellissima. Grazie. Ne ho trovata una delle tante, ma non ne ha scritte tantissime, però io tutti gli anni che sono stato al Centro Romanesco Trilussa, dal 2008 fino a quando non c'è sarà più, e l'ascoltavo con piacere, anche quando raccontava o anche quando declamava ancora poesie che aveva letto, io l'ho sempre ascoltata con piacere e ho notato una certa spontaneità. E poi lei, vabbè, lei insomma era eclatante, pure quando organizzavamo incontri, convivi, feste, incontri poetici, eccetera, lei era l'unica che se batteva, e se c'era qualcosa che non andava, lei era il tipo che lo diceva, e a volte magari c'erano pure dei contrasti, però era bello perché vedevi proprio una familiarità. Lei insomma gli piaceva stare insieme agli altri, ma lo dimostrava in una maniera grande. In lei ho trovato questo, non perché agli altri non gli piaccia, però in lei c'aveva questa particolarità ancor più degli altri di allora, e devo dire, era bellissimo, insomma, questo è un momento che mi rimane impresso, insomma. Anselmo D'Andrea, che volevi dire su WhatsApp? C'è una bella foto a proposito della patata. Sì. Non so come mandarvela. Come farla vedere? Vabbè, ma c'è il WhatsApp. Telefono qua. Facciamo lì. Prova a mettere il telefono davanti alla telecamera. Prendi l'immagine della patata e mettila davanti alla telecamera. E mo ci provo.
cuce proprio. Madonna, fa la patata. Eh sì, perché è importante. Sì. Oh. Guarda se riuscite a... La dovete leggere, però. Aspetta, eh. Aspetta, ragazzi. Mamma mia, io sono imbranato con queste cose. Ecco. Aspetta che così è troppo luminoso. Ecco, aspetta si legge poco. Si legge poco. No, è apparsa un'altra foto. È tornato Peppe comunque. È tornato Peppe a sorpresa. Peppe, scusa, non si chiude così. Peppe, guarda che la stessa puntata non è quella di mercoledì prossimo, No, non merece. Puoi fare a meno di noi, eh. Caso eccezionale, sono qua. Aspetta, dai, fa una cosa. Anselmo, eccola, si vede. Si fa presto a dire. Presto a dire. Mi piace la patata. Sì, va bene, questa abbiamo capito. Però fatto l'aigo io. D'accordo, va bene. Grazie, Anselmo. Ho fatto l'aigo. Ok. C'è la miseria. Dai, attenzione. Allora, che facciamo? Rifacciamo un po'. Dunque, sono le 7:36. Anselmo sta dicendo laico sulla patata. Laico sulla patata. Allora, c'era Maddalena che voleva dire una cosa. Dai. Un attimo solo. Io no. Aspetta, Rubè. Sì. Da un'infornata di sto scherzo del tubero ci scappa il fritto. È chiaro, è lampante. Allora, che facciamo? Facciamo un giretto così a volo? No, è rientrato continuiamo. Scusa, adesso tocca Peppe, che vuoi fare? Un secondo giro visto che sei rientrato? Allora, io volevo dire la poesia per Mirella, visto che c'è sta Claudia. Benissimo. Vai, è tutto tuo. Madonna, che caldo oggi, una cosa tremenda. Mirella. Vai. Chiaramente questo è due giorni dopo che ci aveva lasciato, quindi... Eppure lei del botto se n'è andata. Quante cose per ricordare Mirella. Ci avevano tanto il pregio d'essere bella, fresca, brillante, allegra, delicata. Se era un giotto l'avria raffigurata con la corona di una reginella o con battecca ornata di una stella che lo strumento usato da una fata. E ci metteva tanta poesia drento la poesia che declamava, versi semplici, pieni d'armonia, strofe sua che parlavano d'amore e quella voce dolce che gli dava l'effetto che sentì l'eco del core. Bella. Grazie mille, dice Claudia. Peppe, dovere. Claudia, mi pare i miei nipoti, si chiama Claudia. Pure tuo nipote, vedi. Allora, Maddalena, proprio a volo, dai. Aiutami, ma non ce la fa a combattere ogni giorno ste buggere in mezzo a sto scurore. In dove un guaio, un pianto, mi danno il crepacore, mi vuoi imparare il nome che non ammagna veleno, ma gara. Oltre alle parole sussurrate c'è sta solo l'infinito e forse lì in mezzo all'improvviso ecchilo l'inferno. Ammazza, è un busilli bello e buono. Nel mentre il cielo d'argento s'ammoscia, arricoglie il bailamme di sto mondo. Ma che fai? Ma regali la cartolina del miracolo? Io già ricopro quella carne zozza che difenni e che d'anni scosto si stracina nelle ciughe borgate nostre. C'ho la bocca allappata. Bene. Grazie. Ecco un altro esempio della poetica di Maddalena, che noi ringraziamo per questa ventata di innovazione che ha introdotto nel gruppo Poeti Skype. Grazie.
Ma grazie a voi che mi avete accolto. Ricordando sempre anche altri poeti, io adesso voglio dire, perché noi ogni tanto diciamo una poesia di Giorgio Roberti, ma non la voglio dire perché, vabbè, è stato al centro per 32 anni, sicuramente è stato un poeta che si è impegnato all'interno del centro, ma a parte questo, io voglio dirlo perché lui riusciva a portare anche situazioni di cronaca, come dicevamo prima con Massimo, all'interno della poesia. E qui racconta proprio quello che succedeva tra ragazzi e interviene anche la madre. È bella perché sembra quasi di star lì, insomma, di star lì in quei momenti. Una gioventù dubbiamente diversa da quella di oggi, ma succedevano queste cose. Però lui le racconta in maniera, insomma, importante. Una voce per le scale, ricordando la sassaiola, di Giorgio Roberti. Nino mi fece il solito segnale. Dice, la banda di quell'altra sponna ha dichiarato guerra alla rotonda e a noi antri del circo lagonale scesi. Mi madre benedetta donna s'affacciò dalla tromba delle scale e me strillò, via su che te fai male, fallo per mamma tua, posa la fionna. Ti ricordi che appena l'altra sera, quando che te spaccorno la capoccia, a ste parole disertai la guerra. Scusate, sarebbe bello che ogni generale che c'ha la bomba atomica in saccoccia sentisse quella voce per le scale. E secondo me questa, oggi come oggi che c'è sta la guerra, ma questa cioè è, ma no, attuale, attualissima. Lui riesce allora a dire quello che oggi non si riesce a dire diplomaticamente, non si riesce a dire tra popoli, non si riesce a dire in Europa, non si riesce a dire in televisione, non si può dire nella stampa. Lui con sta poesia, io tante volte dico che la poesia può dare un messaggio sociale, la poesia può dire di più di un grande discorso, può dire di più di un convegno, può dire di più di tante cose. La poesia può trasmettere tanto. Lui con sti versi, con sta terzina in finale, dice, sarebbe bello che ogni generale che ha la bomba atomica in saccoccia sentisse quella voce per le scale. Infatti, caro Roberto, qua c'è un forte richiamo, io perlomeno l'ho avvertito, un forte richiamo cinematografico. Forse Claudia può, diciamo, seguirmi in questo ragionamento. Cioè la guerra vista non soltanto nell'artificio bellico o nelle sue manifestazioni, ma vissuta all'interno della quotidianità di chi la subisce. E il pensiero è andato a Una giornata particolare di Ettore Scola, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren, una giornata vissuta all'interno di un edificio del quartiere del Rione Prati, mentre fuori c'era una manifestazione che celebrava il fascismo, dove partecipava sia il marito di Sofia Loren che tutti quanti i figli maschi. E Sofia Loren, che aveva dovuto preparare tutta quanta la famiglia, la vive sola all'interno della sua abitazione in compagnia di un omosessuale rappresentato da Marcello Mastroianni, rappresentando gli orrori della guerra o comunque della sua preparazione, non attraverso il fuoco delle armi, le vittime, eccetera, ma attraverso il dramma che è vissuto da chi è rimasto a casa. Quindi Giorgio Roberti ha saputo fotografare con questa poesia, con questo sonetto, l'immagine della guerra non tradizionale, ma filtrata attraverso la propria esperienza casalinga, in un certo senso, giusto? Sì, sì. Queste sono le cose che deve riuscire a trasmettere. Ecco, quando noi diciamo la poesia può essere anche cinema, la poesia può essere canzone, la poesia può essere musica, e può praticamente, può, ecco, teatro anche poesia, prima dove ho parlato, Massimo, hai parlato prima. Sì, teatro poesia, il nostro. Teatro poesia. La poesia deve avere tutti questi sviluppi, cioè dalla poesia deve uscire un messaggio ampio. Infatti l'unica cosa che mi hanno detto al centro e che io ho apprezzato più degli altri era questa: una poesia non deve contenere tantissimi aspetti, perché se no tu
mi dicevano, tu con questa ci fai 3-4 poesie, capito? E io, cioè, devi riuscire in un giro di alcune parole a dare quel significato potente, come lo dà questa, da un finale da paura, da sballo, che se cioè è educativo, anche se vogliamo, un finale educativo, che però è un finale che serve sempre, è un finale che è morale, che è difficile, che è difficile da una morale, ma questa dà anche una morale, tutto qua, insomma, ecco, cercato un po'. Allora, D'Andrea. Anselmo, ci sei? No, ma gli ho dato per cognome, che ne so, sta a farmi i danni. Perché noi andiamo in ordine alfabetico per cognome, Anselmo. Allora, D'Andrea. Cavalbi, D'Andrea. Cavarro D'Andrea. Vai, Anselmo. Non faccio solo le cose scherzose, ma anche per farvi capire che sono un po' competente di certe cose e che sono colto anch'io. Questo haiku, hai parlato di Lega, Silvestro Lega prima. Silvestro Lega, sì. Ha fatto un haiku. Schizzi de sciorta, l'arte del pontunismo decora il cesso. Esatto, perché proprio era il pittore degli ambienti. Pittore degli ambienti. Silvestro Lega, sì, infatti. Tutti questi schizzi e il puntinismo. Sì, vabbè, mettiamola così, va. Basta così. Bene. Ok. Chi c'è? Allora, Massimo. Ecco, allora, volevo riprendere appunto su questo filone della poesia che racconta la quotidianità. Uno degli aspetti che forse racchiude un po' troppo l'uomo all'interno della propria dimensione. E mi rifaccio al tema a me caro della solitudine. In particolare... con questa toccata e fuga di Bach, al passero solitario di Giovanni Pascoli. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera come nel santuario monaca prigioniera. L'organo, a fior di dita, che pallida, fugace, stupì, tre note chiuse nell'organo, tre sole, in un istante effuse, tre, come tre parole, che l'ha sepolte in pace da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, ma noi le tue tre note, mandi le tue tre note, spirito solitario. Giovanni Pascoli. L'immagine della solitudine vissuta attraverso la musica. Ma io adesso vorrei, se ancora è presente Claudia. Eccola. Sì, sì. C'è Claudia? Stiamo sgranchiando un po' le gambe, ma ci siamo. Ecco, allora, un'altra poesia di Mirella Migliaca, che parla di un aspetto che oggi è andato un po' in soffitta nei rapporti quotidiani, che è quello della riconoscenza. Tra le cose più belle della vita, che ognuno deve dare la preferenza, c'è quella che da tempo è già sparita, è certamente la riconoscenza. Nasce dalla bontà della coscienza, c'ha l'odore di mammola fiorita, è la risposta alla beneficenza, la cosa veramente più gradita. È la rosa gentile del pensiero, che non si ispira solo con l'amore, ma si infiora con l'animo sincero. E sto fiore, che è meglio d'ogni fiore, alimentato dall'affetto vero, io per l'eterno ce l'avrò nel cuore. Grazie. Bello, bravo. Bene, bene, bene. Ecco, con pochi tratti semplici viene descritta una virtù. Si può fare poesia anche con le cose astratte. Che bel regalo, è stato veramente bello partecipare e penso che continuerò senza... Ecco, io prima di dare la parola appunto a Filippa, che sì, credo che tocchi a Filippa, sì, volevo lanciare questo messaggio, che possiamo
se riusciamo a dare la giusta veste, la fruizione poetica, possiamo far accostare i giovani al mondo della poesia e non lasciarli in balia di sentimenti che altrimenti sarebbero lasciati senza un guinzaglio. Per cui noi sentiamo, grazie alla tua presenza, Claudia, il fatto che possiamo cercare ancora di attirare i giovani al mondo della poesia. Spero che tu abbia tratto questa sensazione questa sera. Lei ha tanto questo desiderio di fare, si è sentita investita da questo compito, l'ha detto a me, io gli ho detto quello che facevamo noi e lei ha voluto partecipare, la vedo molto entusiasta in questo, molto entusiasta e molto commossa per due cose, sia perché può convogliare i giovani come lei, quindi non vedere come si dice, con prosciutto agli occhi, ma sia anche invece con la gioventù che è fuori, bolle a fuoco, non ha il senso dello, cioè sono smarriti, io lo vedo tanti. L'altra volta ho litigato con dei ragazzi che bestemmiavano a tutto spiano, non riuscivo a capire perché bestemmiavano. Ah, perché sono analfabeti? No, ma perché bestemmi? Dio, ma Dio ti ha messo al mondo, ti ha messo al mondo attraverso tua madre. Perché devi bestemmiare? No, non è perché io mi formalizzo, ma proprio Dio. Dio ci ha dato la terra, ci ha dato questo, ci ha dato quell'altro. Sono rimasti tutti un po' allibiti senza parole, Allora evitate di bestemmiare. Un po' l'ignoranza mista al proprio a questo analfabetismo funzionale, sì, quindi loro a non avere niente da esprimere. Quindi io ringrazio, è un patrimonio ricchissimo e non vorrei che finisse, insomma, appunto con nonna, come eravamo una volta. Allora noi una volta dentro, non so se voi condividete questo, avevamo una quiete, l'entusiasmo della gioventù di fare delle cose che non abbiamo mai fatto, quello ce l'hanno tutti i giovani, di dire delle cose che non avevamo mai detto, però quello che rimaneva sempre, tutto dentro ci rimaneva la quiete, il piacere di aver fatto anche delle cose proibite, che erano proibite dal sociale, tante cose, no? Dito. Però vedi Filippa, c'è un fatto che in questi ultimi anni c'è stato un cambiamento non soltanto molto profondo, ma anche estremamente veloce. E allora che cosa succede? Che le persone che sono più fragili, e probabilmente adolescenti e giovani lo sono in questo momento, non sono tanto in una situazione di smarrimento, quanto piuttosto in una situazione di ricerca, di qualche cosa a cui appigliarsi per poter affrontare in maniera robusta questo cambiamento. La poesia può essere... A delle multinazionali come Facebook, cioè, quello che dicevo prima, no? Si aggrappano a